Dalla Spagna, Lewandowski non apprezza LA proposta del Bayern. Il Bayern sta provando a far rinnovare il contratto a Lewandowski, che ha un accordo che scade nel 2023. Le trattative non stanno andando per il meglio e il Barcellona resta alla finestra. Secondo Sport. Lewandowski sarebbe indignato perché la proposta dei bavaresi non sarebbe all'altezza delle sue aspettative, né per quanto riguarda la durata né per lo stipendio. Juve, LA Cremonese vuole tenere Zanimacchia. La Cremonese fresca di promozione vuole puntare ancora su Luca Zanimacchia. Il giovane attaccante è in prestito dalla Juve e adesso si starebbe pensando al riscatto, visto che i bianconeri non parrebbero intenzionati a far valere l'opzione di controriscatto. NKU può restare a Lipsia. Nonostante il grande interesse nei confronti dell'attaccante francese Nkunku da parte del Manchester United e del PSG, Oliver Mintzlaff, dirigente dell'Lipsia, ha dichiarato: "Non lo faremo partire la prossima estate". FEYNORDKOKCUGIOCHERA in Serie A, Roma in vista. Orkun Kokku è destinato a giocare in Serie A la prossima stagione. Lo ha annunciato l'ex allenatore del Feyenoord, attuale squadra del centrocampista turco, Zeliko Petrovic. Ha l'accordo con un club italiano per un trasferimento al termine di questa stagione, ha detto a Radio Rimmon. Possibile si tratti della Roma? SOLDAKKEN, Roma? Bello sapere che mi cerca. La Roma avrebbe messo gli occhi su Ola Solbakken, ma l'attaccante del Bodo, Blind, per ora non si sbilancia. La Roma mi vuole, è bello sapere di questi interessamenti, è divertente, ma a parte questo non ho altri commenti da fare. In ogni caso non ha senso che io sappia qualcosa ora che la finestra di mercato è chiusa. Ora mi concentro sul Bodo, Blind. Mourinho, è un grande allenatore, non posso negarlo. Ha vinto molti titoli importanti, ha detto a Doug Blade. HALAND prenderà una decisione sul suo futuro LA prossima settimana. Erling Haaland prenderà una decisione sul suo futuro la prossima settimana. Lo riportano i tedeschi di Sport 1, ai cui microfoni ha parlato Sebastian Kehl, segretario tecnico del Dortmund. Kehl ha confermato che in caso di partenza per il City il club sceglierà un sostituto con caratteristiche simili a quelle del norvegese. Non è un mistero che il candidato numero uno sia Adeyemi, attaccante del Salisburgo. Fiorentina, TORREIRA verrà riscattato. Rocco Commisso soddisfatto delle prestazioni di Torreira, secondo la Nazione a fine anno sarà quindi riscattato dall'Arsenal, da cui è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. PSG, Pochettino su Paredes Real, tutti possono parlare. Recentemente Leandro Paredes, in scadenza 2023 col PSG, ha detto che gli piacerebbe giocare per il Real Madrid. Mauricio Pochettino, allenatore dei parigini, ha commentato così: "Non so cosa abbia detto, ma tutti hanno il diritto di parlare". Brentford, Eriksen vuole restare. Christian Eriksen, tornato ad alti livelli, è cercato da diversi club. Ma il danese, secondo il Telegraph, vorrebbe restare al Brentford, con cui ha un contratto fino a giugno, sa che avrebbe il posto da titolare, fondamentale per giocare i mondiali 2022. Barcellona, Dani Alves, sarei felice del rinnovo. Dani Alves, in scadenza a giugno col Barcellona, ha parlato a Marca: "Se vogliono che rinnovi il contratto sarei felice. Se invece non andrà così, ringrazierò e continuerò a difendere questo club fino alla morte". Milan, piace LINGARD a parametro zero.
Jesse Lingard a fine stagione andrà via a parametro zero, vista la scadenza del contratto con il Manchester United. Secondo il Telegraph, oltre al Newcastle c'è anche il Milan. Genoa, Criscito, Toronto. Non volevo abbandonare ora. Domenico Criscito a fine stagione lascerà il Genoa per andare al Toronto e spiega alla Gazzetta dello Sport perché non ha accettato di partire già a marzo. Non mi sembrava il caso di abbandonare la squadra in queste condizioni, impegnata nella lotta salvezza, NDR. Lazio, Sarri vuole Caputo come vice Immobile. Secondo la Gazzetta dello Sport, Caputo è l'attaccante che Sarri vuole alla Lazio come vice Immobile per la prossima stagione. Inter, il futuro di Lautaro diverso da quello di HAKIMI. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole tenere Lautaro Martinez e pur non poterlo ritenere incedibile a priori per questioni di bilancio, cercherà di non fargli fare la fine di Hakimi, ceduto nel maggio di un anno fa al PSG. Anche l'argentino si vede ancora a Milano. Sassuolo, Scamacca, stessa maglia nel 2023. Vedremo. Gianluca Scamacca, a segno contro l'Udinese, ha poi parlato a DAZN, se avrò ancora la maglia del Sassuolo l'anno prossimo? Vedremo. E ancora, a TRC, dopo l'ultima partita tirerò le somme e penserò alla prossima annata.